Buona domenica a tutti e a tutte. La situazione nazionale rispetto all'emergenza da coronavirus. Abbiamo un dimezzamento dei casi positivi secondo i dati del 29 marzo, rispetto ai dati del 29 marzo, tranne che in due regioni, la Lombardia e il Piemonte. La Lombardia da sola cuba oltre 65.000 positivi. È il nu numero superiore alla somma di Veneto, Marche, Piemonte, Emilia-Romagna messi insieme. Infatti in Emilia-Romagna abbiamo a tutt'oggi più di 22.000 positivi, 22.184. C'è stata nelle ultime 24 ore un picco in Val d'Aosta, mentre continua a essere a zero la situazione dei positivi in Molise. I dati delle ultime 24 ore ci testimoniano un continuo calo, già attivo da più giorni, delle persone ricoverate in terapia intensiva. Sempre nelle ultime 24 ore le persone che sono state dichiarate guarite sono 2.200, per un totale di 44.000 dall'inizio dell'emergenza, mentre i decessi sono un po' più che 23.000. La situazione di Monte San Pietro. La situazione a Monte San Pietro è invariata, quindi i dati di ieri, sabato, trasmessi dall'ASL, sono identici a quelli di venerdì. Abbiamo 49 persone risultate positive dall'inizio della pandemia e abbiamo 19 persone attualmente in isolamento fiduciario presso la loro abitazione. Oggi è domenica e di notizie positive ne ho tre. Partirà la prossima settimana un servizio di cui sono particolarmente orgogliosa e per la cui attivazione abbiamo lavorato veramente in tanti, una grande squadra. Ha lavorato l'amministrazione, quindi ci ho lavorato io, ci ha lavorato il vice sindaco Stefano Zanarini, che è l'assessore anche alle politiche sociali, i responsabili del terzo settore, insieme a tutto il team del terzo settore, insieme agli altri responsabili, e tutto questo è stato possibile grazie a una serie di associazioni. Ma di che cosa sto parlando? Sto parlando della spesa fatta dai volontari e recapitata a casa alle persone che si trovano in condizioni di fragilità. Allora, è una cosa completamente diversa dalla situazione delle persone che si trovano positive o in isolamento fiduciario precauzionale. Nel caso in cui queste persone avessero bisogno, c'è un servizio dedicato, curato dalla Protezione Civile e dalla Croce Rossa. Mentre invece abbiamo una serie di persone che non riescono a fare la spesa per una serie di motivi, che possono essere motivi fisici, motivi di accudimento di una persona in difficoltà, e che non hanno una rete intrafamiliare, sociale o amicale che gli possa far pervenire dei beni di prima necessità presso il loro domicilio. Quindi, proprio per ovviare a questo, siamo riusciti, grazie al fondamentale supporto della Pubblica Assistenza di Casalecchio, che è una delle associazioni iscritte alla Protezione Civile di Unione, grazie ai volontari dell'Auser e grazie a una serie di volontari del nostro territorio, ad attivare questo prezioso servizio che già dalla prossima settimana potrà dare una mano appunto a quelli che sono i nuclei più fragili. Io veramente la buona notizia non è solo l'attivazione, ma il fatto che i volontari che partecipano a questa esperienza sono tantissimi. Abbiamo ricevuto moltissime offerte e non riusciremo nemmeno a attivarli tutti in questo momento, quindi comincerà un piccolo gruppo a rotazione. La scorsa settimana abbiamo avuto la prima riunione, che è stata una riunione di conoscenza, di formazione, perché appunto saranno dotati di tutti i dispositivi e grazie all'adesione di alcune attività commerciali del nostro territorio, quindi attività, le piccole botteghe, ma anche la Copreno, questi volontari, quella volta alla settimana che faranno la spesa, avranno l'accesso prioritario proprio perché fanno un servizio per la collettività. E quindi mi sembra veramente un'ottima notizia, grazie a tutti coloro che si sono adoperati per fare i volontari e anche a coloro che non abbiamo ancora attivato, perché comunque può darsi che le esigenze aumentino o ne vengano appunto altre da qui fino alla gestione finale di tutto questo periodo molto particolare, per cui comunque avremo occasione di poter collaborare anche con loro. La seconda buona notizia è che il numero di persone che andiamo a poter servire in questo modo è veramente limitato. E questo perché sul nostro territorio è attiva una rete parentale, amicale di vicinato che ha supportato e sta supportando le persone che sono in maggiore difficoltà. Sono molto fiera di voi.
L'altra buona notizia è una notizia che ho letto ieri sul Resto del Carlino che mi ha particolarmente colpito. La dottoressa Daniela Di Luca, coordinatrice della terapia intensiva del padiglione 25 del Sant'Orsola, ha attivato assieme ai colleghi un servizio straordinario per aiutare le persone a guarire. Infatti, le persone cullate, rilassate e calmate dalla musica sono, diciamo, favorite nello svezzamento respiratorio dei pazienti in terapia intensiva che escono dalla fase più difficile del coronavirus. Questo lo spiega nell'intervista la dottoressa, che è appunto la coordinatrice del padiglione e del reparto di terapia intensiva, che assieme ai colleghi anestesisti si è autotassata per acquistare 5 lettori MP3 che vengono utilizzati in questi reparti durante tutte le fasi in cui i pazienti vengono estubati e rieducati alla respirazione naturale. È una fase estremamente dedicata e complessa in cui lo stato d'animo del paziente è particolarmente necessario che sia buono per la buona riuscita sia dell'operazione che per i tempi di recupero. E quindi mi sembrava veramente una bellissima notizia da condividere perché in mezzo a tutto questo momento che comunque è veramente drammatico, riusciamo ad avere dei picchi di bellezza e di umanità veramente incredibili. E ora chiuderei con una frase che mi è stata donata da voi, che mi piace molto e che dedico a tutti voi, a tutte voi. Abbi cura di te. Abbi cura degli altri, lascia che gli altri abbiano cura di te. E quindi veramente le limitazioni e le regole che stiamo seguendo sono per il nostro bene, non contro di noi. Cerchiamo di averne consapevolezza, di rispettarle per il bene di tutti. Grazie e buona domenica.